Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, conjugaison. Leçon 39, facile, parce que nous devons faire des verbes du premier groupe qui ont une petite difficulté d'orthographe que nous devons voir. Voilà. Voilà les verbes. Sono verbi di primo gruppo, quindi andrò velocissima perché sono molto semplici. Sono i verbi di primo, cioè andate a riguardare la lezione 6, vi ho scritto qua, sono tutti lì. Sono i verbi che hanno una Y al loro interno nella forma base, che finiscono in ayer, uyer, oyer, come per esempio qua, payer si dice, oppure essayer, d'accord? E sono verbi che hanno questa piccola difficoltà ortografica qua che ho scritto in rosso. Cambiano la Y in I davanti alla I muta, quindi alle prime tre persone singolari e all'ultima plurale. La modifica è facoltativa per i verbi in ayer, ok? Quindi quelli sono, volendo, verbo payer è regolare, come già lo potreste saper coniugare. Je paye, tu paye, il paye, nous payons, vous payez, il paye. D'accordo? Mantenete la Y da tutte le parti, se vi rassicura, e sarà corretto. Quindi primo gruppo regolare, payer se vogliamo. Però sappiate anche che l'ortografia con la I davanti alla E muta è corretta. Je paye, tu paye, il paye è scritto con la I. Payon paye, la Y a noi e voi rimane sempre. Eh? Il paye con la I, come preferite. Essayer, l'ho scritto con degli errori, quindi lo correggo. Essayer vuol dire provare, d'accordo? Provarsi un pantalone, un vestito, eccetera. Provare. E anche per essayer, come per payer, già che finisci in A e R, la modifica ortografica è facoltativa, d'accordo? Sotto invece è una regola proprio di grammatica, non è più facoltativa la modifica, ma è un obbligo. I verbi che finiscono in oyer, tra l'altro nettoyer vuol dire pulire, je nettoie, tu nettoies, nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, il nettoie, come vedete non è più una scelta, ma è un obbligo. La Y si è modificata in I prima della E muta, qui, e all'ultima. Stessa cosa per i verbi che finiscono in uyer. Essuyer vuol dire asciugare. J'essuie, tu essuies, l'essuie, nous essuyons, vous essuyez, ils essuient. Obbligo di trasformare la Y in I davanti alla E muta alle prime tre e all'ultima che non riesco ad annerire. Ecco qua. E come essuyer anche s'ennuyer, verbo riflessivo, e appuyer, che vuol dire appoggiare, o appoggiarsi, se preferite, s'appuyer. D'accordo? Quindi appuyer sarà j'appuie, tu appuies, l'appui, nous appuyons, vous appuyez, ils appuient. S'ennuyer è un verbo riflessivo, un verbo pronominal. Je m'ennuie, tu t'ennuies, il s'ennuie. Nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, il s'ennuie. Sto cercando qual era la lezione dei verbi pronominali 24, se non ve la ricordaste. Ok, questi sono verbi quindi di primo gruppo, sono andata velocissima perché le desinenze le conosciamo già bene. L'unica cosa, ricordatevi che c'è questa modifica ortografica per i verbi in uyer e oyer, invece per i verbi in ayer, come payer, pagare, essayer, provare, la modifica è facoltativa. Noioso? Verbi, non so, però aggiungiamone un po' al nostro serbatoio di conoscenze e alla prochaine fois. Au revoir!